Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo migliore momento è ora. Perché una frase così in un video di un impianto di un vigneto? Salve a tutti da Segni di Terroir. Il video di oggi vuole spiegarvi quali sono state le scelte che mi hanno portato ad impiantare il vigneto, come ho fatto, quali sono le domande che mi sono posto e le risposte che ho cercato di ottenere. Per prima cosa, quando dobbiamo immaginarci un vigneto, immaginiamoci un singolo acino che va ad influenzare il grappolo. Così le piante, ogni singola pianta, va ad influenzare l'intero vigneto. Per questo motivo, questa interazione di singoli che formano un gruppo vanno a sommare tutte le azioni che andiamo a fare. Quando arriviamo al nostro terreno e vediamo qual è la sua posizione, iniziamo a porci la domanda. Qual è l'esposizione migliore in cui indirizzare i nostri filari? In questo caso, nell'immagine che state vedendo, il terreno è esposto a sud. Per questo motivo la mia scelta è stata quella di impiantare in maniera, diciamo, lungo il terreno i filari. Avrei potuto scegliere anche l'altro modo, il modo trasversale, ma non l'ho fatto per un motivo, o comunque per vari motivi. Uno tra questi era che in primis, il terreno avrebbe portato, con le lavorazioni degli anni successivi, a formare dei piccoli gradoni. Ovviamente sarebbe stato molto difficile per me lavorarlo, soprattutto in un piano maggiormente inclinato rispetto a come è stato scelto di mettere. In secondo luogo, per i raggi solari. Infatti, i terreni a sud sono quelli che per le viti in un certo modo sono ideali, ma dipende ovviamente dalla posizione in cui ci troviamo. Questo vigneto ha circa 350 metri di altezza sul livello del mare. Ma quello che più mi interessava era la perpendicolare che avrebbe formato il sole. Quindi i raggi solari avrebbero portato il sole appunto tutta la giornata, dall'alba al tramonto, e evitare il minor ombreggiamento possibile. Questo significa meno malattie e in un certo modo più sanità del luogo. Ogni singola pianta dipende da due fattori. Sono i fattori di qualità e di quantità di ambiente a disposizione, in questo caso i sesti di impianto. Perché è così importante parlare dei sesti di impianto? Perché la distanza tra la fila e le file va a definire lo spazio aereo e sotterraneo della pianta. Questo va a formare una cosa molto importante, che è la competizione radicale. Infatti, se possiamo dirlo in maniera molto semplicistica, in natura le piante si riconoscono grazie agli esudati radicali. Cosa succede quando le piante si riconoscono? Evitano di competere tra di loro. Per questo motivo si impegnano in un certo modo ad approfondire il terreno in maniera verticale, quindi scendono in profondità con le radici. Perché è così importante questo per noi? Perché andranno ovviamente in maniera approfondita a cercare l'acqua e tutte le sostanze nutritive che gli interessano. Infatti, se andiamo a vedere, se dovessi riconoscere una pianta in un certo modo diversa da lei, allora a quel punto andrà ad aumentare la competizione radicale. Però, a parte tutti questi tecnicismi, la domanda da porci è: allora, come facciamo a scegliere l'impianto? L'impianto da mettere è sicuramente lo strumento fondamentale per poter regolare la vigoria in termini di velocità di sviluppo delle piante e uniformità dei germogli. Cosa significa? Significa che il nostro scopo in un vigneto è cercare di essere più uniforme possibile e quindi autoregolarsi in un certo modo la pianta. Ci sono tante teorie in merito a questo. Io la scelta che ho fatto è stata quella di, come possiamo vedere dalla tabella, la distanza dell'interfila, quindi tra una pianta e l'altra, di 90 cm, mentre la distanza tra le file, quindi diciamo banalmente dove passa un ipotetico trattore, è di 2,50 m. Perché questa scelta? Se andiamo a vedere, in un ettaro ci stanno 4.444 piante. La scelta di 2,50 m è stata per me importante perché ho ragionato sul fatto che un mezzo dovesse passare in maniera semplice.
È inoltre un fattore molto importante da tenere conto che quando le piante crescono aumentano ovviamente la loro parete fogliare e quindi quei 2,50 m non rimangono più tali, ma possono diventare 2,30 m, per esempio. Invece la distanza tra i ceppi è stata di 0,90 cm. Per quale motivo? Perché credo che sia il giusto equilibrio tra lo spazio che si lascia alla pianta e la lavorazione comoda che viene fatta dagli strumenti e da noi, ovviamente. Un'altra cosa da non sottovalutare sono i metri delle capezzagne. Le capezzagne cosa sono? Sono la distanza che c'è tra la prima pianta che andiamo ad impiantare e un'ipotetica strada, recinto, quindi lo spazio che lasciamo per fare in modo che i mezzi girino. Io l'ho fatto molto largo, è un consiglio che ovviamente lascio a tutti voi, io l'ho lasciata di 11 metri da una parte, dall'inizio e alla fine. Per quale motivo? Perché ovviamente una volta impiantato non si potrà più modificare questo valore in un certo modo, quindi preferisco guadagnare i metri ora che mi serviranno in futuro. Ovviamente la scelta del sesto di impianto dipende da tante cose, dalla forma di allevamento, dalla vigoria della crescita della pianta, dalla fertilità del terreno. Saranno tutti i video che farò successivamente. E come facciamo l'impianto? L'impianto delle barbatelle, quindi delle piccole viti, si fa o manualmente o attraverso l'utilizzo dei mezzi meccanici. Per l'utilizzo dell'impianto manuale si possono utilizzare delle cosiddette forchette oppure scavare delle buche. In questo caso è stata scelta una macchina che purtroppo non ho il video da potervi mostrare, ma che vi spiego attraverso le immagini. Le trapiantatrici meccaniche lavorano attraverso due principi, in un certo modo. Aprono un solco attraverso due vomerini contrapposti che si trovano ovviamente nella parte inferiore dell'attrezzo e poi un'apertura di una buca mediante due vanghette a mezzaluna. All'interno di questo processo c'è una sorta di ruota in cui vengono posizionate le barbatelle e attraverso il movimento circolare vengono impiantate nel terreno. È molto importante, e vi faccio vedere un'immagine apposta, cercare di essere più precisi possibili nel scegliere la barbatella nel punto preciso del punto di innesto. Infatti il punto di innesto unisce la parte superiore e la parte inferiore della barbatella e bisogna che rimanga 10-12 cm fuori dal terreno. Per quale motivo? Se è troppo profonda rischia di sotterrarlo il terreno e se rimane troppo in superficie non riesce a attecchire bene nel terreno e scendere in verticale. Vi voglio lasciare con un paio di consigli. In primis, quello di reidratarle 24 ore prima dell'impianto. Quindi, in maniera molto semplice, prendiamo le nostre barbatelle e le posizioniamo la parte radicale in una bacinella piena d'acqua. Dopo una settimana, 10 giorni dall'impianto, se non dovesse piovere e quindi non dovessimo avere un impianto di soccorso, sarebbe ideale quello di innaffiarle. È molto importante per la buona riuscita dell'attecchimento delle barbatelle. Altrimenti, se non dovessimo avere la possibilità di utilizzare questi strumenti, passare un polifemo o un tiller, comunemente detto. Con questo video lungo, che spero vi sia piaciuto, vi volevo spiegare un po' a grandi linee quali sono le cose importanti da vedere. Ovviamente ci sono tanti fattori da valutare e da studiare. Per qualunque cosa, se voleste contattarmi, c'è la mia email attraverso i commenti, sarò disponibile a darvi i miei consigli e farci una chiacchierata. Per tutto il resto vi ringrazio e un saluto da Segni di Terroir.